New East Foundation Gala Dinner, abbiamo la celebrazione del dialogo tra Oriente e Occidente attraverso tante forme d'arte. Tanto per citarne soltanto qualcuna, la moda e proprio la pittura. Allora, questa sera tante le performance, ma soprattutto tanti gli interventi d'eccellenza. Tra questi, quello di Alberto Michelini, al quale chiediamo intanto il motivo della sua presenza qui stasera. Ma io sono vicepresidente della fondazione che si chiama New East Foundation, che ha proprio questo scopo, cioè di unire le culture anche a livello istituzionale, ma a livello culturale, artistico, l'Italia in particolare e la Turchia. Sono due grandi paesi che appartengono a un'alleanza dal punto di vista appunto politico, e quindi è una cosa importante. Ma quello che più ci interessa è che queste due culture, che hanno avuto tante relazioni nel passato, anche degli scontri nel passato, che però oggi, nell'epoca in cui viviamo, un'epoca non facile, possano, attraverso iniziative come questa, come la fondazione di cui faccio parte assieme ad Atil Gambayar e ad Alessia Montani, siano l'occasione per un dialogo più intenso da tutti i punti di vista. Quindi anche la moda può essere, anzi per l'Italia la moda è talmente importante nel mondo che è proprio un'immagine, una delle più rinomate, ma la pittura, la letteratura, gli archivi, quindi il lavoro che fa la fondazione è un lavoro molto interessante da questo punto di vista. Quindi ci sono molte pubblicazioni che tirano fuori delle cose straordinarie dagli archivi, come quella che ho, di cui mi hanno riferito stasera. È proprio un libro con materiale preso dagli archivi vaticani che riguardano una battaglia che non era a Lepanto, ma che è stata prima di Lepanto, una battaglia navale importante. Adesso non è più tempo, purtroppo viviamo, come dire, in un'epoca in cui la guerra non è poi una cosa così remota, perché viene combattuta in questo momento mentre noi parliamo. Però che questo passato sia occasione per guardare al futuro in un'ottica pacifica, in un'ottica di dialogo tra popoli. Questo senz'altro. Noi abbiamo già sentito questa sera Alessia Montani e Atil Gambayar. Un momento importante lo avete destinato e dedicato ad Alpha Women, quindi un'altra associazione importante. Spieghiamo che cos'è Alpha Women. Beh, le donne hanno un ruolo fondamentale. Ce l'hanno nel mondo, ce l'hanno a livello istituzionale, a livello di arte, spettacolo, cultura. Noi proprio questa sera premieremo una donna che ha avuto un ruolo, si chiama Lale Chander, è una donna che ha avuto un ruolo importante nelle relazioni tra Italia e Turchia. È un avvocato, è un'imprenditrice, è una donna che ovviamente ha molte relazioni istituzionali ai massimi livelli in Turchia, e sta facendo un lavoro straordinario, per questo questa serata è anche dedicata a lei. Noi la ringraziamo, naturalmente continueremo a seguire gli altri ospiti, lei naturalmente tra questi con il suo brillante intervento.